io. Non mi sarò spinto troppo avanti l'altra sera in piazza. Devo mettermi nella testa di Don Carmelo, di Don Vincenzo. Sono stanco. No, devo prevedere cosa mi preparano quelli. Qualcuno di loro mi vorrà dare l'ultimo avviso. Chi? Dio mi ha dato un nome. Chiamami con quello. Salvatore. Sei morto. Che dici? Li ho sentiti! Hanno deciso di ammazzarti. Mi ammazzo. Sono perduto. Paura, eh? Posso fare? Scappiamo in continente. Scappare? Insieme faremo grandi cose. Io riprendo la box e tu potresti... Io non ho niente da spartire con te. Non ho niente da spartire con te. Non ho niente da spartire con te. Hanno una moglie. Hanno un marito. Ma li unisce ormai un vincolo soltanto giuridico, non più affettivo. Vorrebbero rifarsi un'esistenza, ma non possono. Tutto è contro di loro. La loro vita è stravolta. Nessuno di dire che è la più bella età della vita. Io lo denuncio. Lei non si rende conto di con chi sta parlando, capisco tutto io. Giovanna! Viva gli esagerati! Non ho fuori il senso delle cose. Mamma! No! È adesso che mi prendi in giro. Ma che me ne frega a me del vostro civismo! Mia madre la insulto solo io. Perché la storia non accade. Si inventa. Non voglio fare una fine come quella. Faremo un figlio. Cretina! Oh! Inginocchiati! Ma va! In ginocchio. Ma proprio te dovevamo incontrare a Roma. Giulia! Si fermi, io scendo qui. Alla stazione. Via!
imbecilli più svelto. Aeroporto, linea internazionale. Le mie bestie avevano affrontato il pericolo un'ora prima. Non era il solito abbaiare, non ragliavano come tutti gli altri giorni, no? No. Ho visto il soffitto aprirsi, così. Ho visto il cielo, dal letto. Poi il soffitto si è richiuso. Noi. Contatevi, diceva mio padre. Io dicevo, corriamo alla spiaggia. Mia madre. Conta e dice, ne mancano quattro, ma mancano le tue sorelle, dice mio padre. Mia madre torna indietro. Non tornare indietro, dico io, ma mia madre torna indietro. Mio padre urlava, stiamo uniti, continuate a contarvi. Siamo solo 12, gridava, siamo solo 12. Mio padre non si muoveva più. Corriamo sulla spiaggia, gridava, gli ho dato dei calci. Non si muoveva, gli davo anche dei calci. Gli ho dato dei calci a mio padre. Ci vedono. Qui. Pezzi di pollo in galantina, sgrassata, indurita, tremolante e ghiacciata, contorno di insalatina mista, funghi crudi, cipolline, mescolare con pezzetti di lingua da detti, condire con pepe, olio, sale, prezzemolo e limone, limone, limone. E vino bianco del Reno.
oggi, volente o sei, sforbiciare gli uccelletti, bruciacchiare le piumicine avanzate, non pulire l'interiore, una foglia di salvia, avvolgerli in pancetta di maiale, infilarli nel girarrosto e ungerli con olio. Allorché gli uccelletti imbruniscono, polenta tenerella su piatto fondo e caldo. Innaffiare con vino pugliese. Eccoli. Noi siamo qui da voi, per voi. Siamo scesi dal nord per unirci agli uomini del sud contro la miseria. Contro. Vedrai che Fulvio è già in mezzo a loro. Quelli ci vengano ad ammazzare. Andiamo via. Andiamo via, andiamo via. Sono venuto a riprenderlo, mi serve a governare le pecore e custodirle. Ma se non ha messo nemmeno le penne? In casa mia non mangerai senza produrre. Alzati. No. Tu non puoi mica darmi ordini. In questa casa io sono il padrone e sono tuo padre. Per te cammino lo faccio.
seguito si venne a sapere che nel bosco i bambini erano diventati adulti e vivevano in una comunità giusta e felice. Medicina, un po' di cacca di gallina, un po' di cane, un po' di gatto, domattina è tutto fatto. Singhiozzo, singhiozzo, albero, mozzo, vite tagliata, vattene a casa. Pioggia, pioggia, corri, corri, fammi andare via i porri. Entro stasera qui, finish. Domani demolisco tutto. Prepariamo le costruzioni per Mr. Griffith. Bene. Siete ancora qui? Abbiamo sbagliato, Mr. Grass, e dobbiamo pagare. Ci serve un lavoro. Qualsiasi lavoro. Sì, certo. No, no,
Gli italiani li conosco bene. Bugiardi, bravi a parole, furbetti e scansa fatiche. Pancia al sole e mani sulla pancia. Queste mani hanno restaurato le cattedrali di Pisa, Lucca, Firenze. Di chi sei figlio tu? Noi siamo i figli dei figli dei figli di Michelangelo e di Leonardo. Di chi sei figlio tu? No, ci scusi, signore. Noi vi chiediamo soltanto di lavorare. La leggenda dell'oro. Dai, racconta. Proprio da queste parti, due secoli fa... Guarda, non mi tosco! Non lo so! Era bello, Sam. Ma sono davvero loro gli ultimi dei benedetti? Sì, chiamali benedetti. Loro sono gli ultimi dei maledetti. Senti un po' le storie che raccontano i vecchi. E via, benedetti. A voi risulta che qualche famiglia si sia arricchita al passaggio dell'armata. Le monete d'oro, fiorile, la pazzia di tua nonna Elisa, sono favole. Semmai tu sei come Jean. Le leggende corrono per il mondo. Se entro domattina all'alba la casa non è consegnata, lui morirà fucilato. Mi hanno detto di darti questo libro. Elisa, te lo devi dimenticare. Credi che sia possibile dimenticare chi si odia? Fottila, figlia mia, fottila, almeno per questa notte. Siamo stati noi, lui non ti ha tradito. È colpa mia, babbo. Gli ho raccontato tutte quelle vecchie storie. Avrei dovuto dirgli che in questa leggenda ha vinto l'oro. Si abbandonano le loro unioni originarie, creandone delle nuove, sono comunemente definite le affinità elettive. Il matrimonio appare ormai lo scopo finale di un desiderio che si protrae attraverso una serie di difficoltà. Per me il matrimonio è la base di ogni civiltà. Lo so che ami mia moglie. E so che lei ti ama. Ascolta, Edoardo, restiamo noi due, tu e io. Mi sembra che abbiamo raggiunto un equilibrio perfetto.
E perché questo equilibrio sarebbe immutabile? Questo momento resterà nella nostra vita. Non possiamo impedirlo, né tu, né io. Noi dobbiamo tanto a Carlotta. È lei che deve decidere, anche per noi due. Tu ami Edoardo, forse perché lui ama te. Senza Ottilia la vita non aveva più senso, ma la morte non mi ha voluto. Ora voglio vivere e voglio che Ottilia sia mia. Sì, Ottilia, ci hanno lasciato. Non le credo. Partirò anch'io. Ritroverò Edoardo. Se lo troverai dovrai anche ricordargli che aspetta un bambino. Oh! Oh! Gente mia, che vedo una vergine qua dentro, via! Ma è Ottone, ha i suoi capelli. Povero bambino, sei il frutto di un doppio tradimento. Noi due non abbiamo meritato di essere così infelici, ma nemmeno abbiamo il diritto di essere felici insieme. Edoardo! Edoardo! Ora io non so se voi mi scherzavate o no quella notte. Quando diceste che le stelle in cielo ci sono, non ci sono, e che i miei occhi vedono quello che non c'è. Oh, non ci sono più, Filippo. Non ti scherzavo. Per arrivare a noi la luce di quelle stelle ha dovuto attraversare milioni e milioni di chilometri. Ha impiegato miliardi di anni. Può essere che quando arriva a noi la stella sia già scomparsa dall'universo. Tutto qui, Filippo. Ma come? La luce corre come un cavallo. A un milione di chilometri al secondo. Mi scherzate? Non ti scherzavo. E non ti scherzo. Invece voi l'avete scherzata, Filippo. La luce non cammina. È facile scherzarci che me frati. C'è una sempre creruto. A luna, i stigi, la via del latte, gli scorpioni. Stregonerie sono. Io sogno come a San Tommaso. Credo solo a chi gioca tocco. E a chi gioca viro. I tuoi occhi là. Cosa vedono? Le montagne, il cielo. E di che colore? Bianco. E ora come lo vedi? Il cielo verde. Verde. E ora? Rosso. Rosso come l'inferno. Rosso come l'inferno. I tuoi occhi, i miei, sono come un vetro attraverso cui noi vediamo. Cambia di colore e cambieranno anche le cose. Pensaci. Le cose non sono soltanto come ti hanno abituato a vederle, ma anche come tu le vuoi vedere. Manuzza. Fermati! Fate passare! Fate passare! Il prefetto, che è il nostro buon amico, ci ha dato questo permesso di scegliere un'armena. Anche due? Anche due, sì, per i nostri bisogni domestici. Se avete il permesso del prefetto, scegliete. Quella lì. Mi sembra che abbia un aspetto distinto. Tu! Sai come si apparecchia una tavola? Quante posate ogni posto, come mettere i bicchieri. Ma no, quella no, non va bene. Neanche ti ascolta. E poi è anche un po' brutta. Portiamo lei. È magretta ora,
ma la faremo mangiare e la rimetteremo in carne. Per me va bene. Per te, mangia questa intanto. Salite subito in carrozza, prego. Qui decido soltanto io della mia colonna. Ho il permesso delle autorità. Allontanatevi subito. Questo è un ordine. Riferirò della vostra gentilezza al prefetto, comandante. Le donne armene non sono per voi. Ho capito, sono per voi. Andate! L'arte, sta cella è andata una prigione. La presenteremo sulle tavole del nostro palcoscenico un'opera di Shakespeare, il Giulio Cesare. Guandalio Bonetti, nato il 16971. Quanti secoli a venire vedranno rappresentata da attori questa nostra grandiosa scena. I regni non ancora nati e linguaggi non ancora inventati. E quante volte Cesare dovrà sanguinare su scene di teatri? Come anche qui, oggi, in questo nostro carcere. È brutto, siamo amici. Sono un uomo d'onore. Amore mio, scappa. Cerca un posto lontano da tutti. Ogni giorno ci racconteremo una novella. È una gioia essere la prima a raccontarvi la storia di un amore e di una resurrezione. Tu esci dall'inferno. No. Io vengo dal paradiso. Ferito. Deve essere spazzato via. Se dopo la morte ancora si ama. Io lo amerò. Era un vero ballerino. Anche lui è partigiano. Perché dice che preferiva me a lui? Con Fulvia parlavate per ore. Il signorino Giorgio invece. Invece cosa? Giorgio! 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 Che Hamilton, c'è di mezzo una ragazza. Sei Milton? Sì. Sì, Circo Giorgio non era con voi. Sto
Thank you.